Peraltro, no, tu non sai, Paola, che il caffè che noi abbiamo a studio, tanto a Monterotondo quanto Nome mio? è caffè biondi, quindi io ti Lo penso tutte le so, volte che prendo il caffè. l'ho visto, ce l'ho incorniciato, io ho preso Guarda, apposta. da Non l'ho noi. mai visto. Rompo il computer. Da noi l'hai visto? Sì, Non sì, l'avevi sì. mai visto? Durante una lezione ho detto, ma che è questa cosa? Dico, ma da dove l'hanno preso questo qui? Fantastico. Sì, l'ho visto. Senti, visto Dopo che... le pompe funebri, ci sa anche che c'è. Giusto, senti, visto che abbiamo fatto 10 minuti e quando pubblicheremo questa intervista, gente dirà, sì, vabbè, ma questi parlano del topic. Com'è messa la formazione, non soltanto tecnica, ma anche come forma mentis, sai quanto io sul mindset ci tengo degli psicologi, delle psicologhe italiane rispetto a temi di omosessualità, genere, in Italia. Allora, guarda, escludendo, diciamo, la parte di terapeuti riparativi che ancora Terribile, esistono, vabbè. ahimè, spero che siano in estinzione, io noto troppo spesso una certa saccenza e una certa, diciamo, un porsi nei confronti di queste tematiche, ma di queste persone nello specifico. Come dire, da un vertice di osservazione privilegiato. Come dire, sono io l'esperto, so io quello che ti serve, Con i so io pazienti. quello che va bene. E questo è un grande rischio in genere, lo è in particolar modo con questa tipologia di persone, perché io credo che la sessualità tutta, quindi tutto ciò che attiene alle identità sessuali, la possiamo considerare in un modello tridimensionale. Questa è la mia idea, su cui sto anche scrivendo. Il binario, no? Cioè noi siamo abituati ad avere i continuum, no? Anche dell'orientamento sessuale, esclusivamente omosessuale, esclusivamente eterosessuale, gli estremi. Questa roba non funziona, questa roba non è così. Sono tutte le componenti dell'identità sessuale, sono uno spettro tridimensionale e la persona si posiziona su ognuno di questi in un punto differente dello spazio. E siccome le configurazioni possibili, le combinazioni possibili sono veramente infinite, per quanto noi si possa studiare, per quanto noi possiamo avere chiaro che cosa sono alcune delle componenti, più o meno come si strutturano, poi vale sempre la storia della persona, l'esperienza della persona. E la difficoltà che io credo ci sia nella formazione è proprio quella di far capire, come tu dici, il mindset, no? Io penso, quando ho fatto quella lezione da voi, di aver trasmesso il modo con cui approcciare, no? Più che la teoria. La teoria te la fai sui libri, ci sono i corsi, ci stanno infinite informazioni ormai, ok? Tecniche. Ma bisogna entrare nell'ottica che intanto, per esempio, anche rivolgendosi alla persona, tu chiedi alla persona come vuole che sia chiamata da te, cioè, soprattutto nelle identità trans, tu non sai, non devi dare mai per scontato che la persona sia eterosessuale piuttosto che cisgender, no? Quindi non transgender, non lo sai. Io che lavoro spesso nei percorsi di affermazione di genere, la prima ce l'ho anche nel consenso informato, per esempio, io chiedo quali pronomi preferiscono e quale nome preferiscono che io usi per rivolgermi a loro. Questo è per esempio un piccolo dettaglio che però denota il tipo di attenzione che tu hai nei confronti di queste persone. Certo, invece l'idea è che siamo ancora legati meno di quello che abbiamo letto sui libri. Questo, guarda, mi ha colpito un articolo che avevo letto qualche tempo fa, che parla di terapia sessuale singola, e mi sa che forse trovo anche linkato, non mi ricordo. Sì, può darsi. E c'era proprio questo, non so se definire la saccenteria, però, saccenza, però una... Per il quale non abbiamo neanche quell'umiltà di darci informare un pochino, e spesso quello che risulta dall'articolo era spesso arrivano persone magari trans, perché parla di transessualismo in quel caso, che sostanzialmente dicono: vabbè, ma questo qui davanti, cioè, ma che ne sa? Non sa neanche di cosa stiamo parlando. E perché in quell'esempio diceva, peraltro qua faccio un coming out in un certo senso, diceva non sa neanche cos'è cisgender, e io dissi:
Google. Però è da qui, no, che si inizia. Interessante. Anche perché dal punto di vista del cliente, la tua percezione qual è? Quanto fa affidamento? Quindi la persona non ancora cliente, allo psicologo in Italia per parlare di problematiche, non so se così va bene detto così, che possono attenere alla sfera LGBT più. Allora, guarda, facciamo una distinzione enorme rispetto a persone che hanno delle problematiche legate alla visibilità, tipo il coming out, no? O quella che viene chiamata omo-bi-lesbo transfobia interiorizzata, no? Quindi, come dire, io ho paura, penso di essere gay, però ho il terrore di dirmelo, non lo accetto, non ce la faccio. Non lo sa nessuno, non voglio dirlo, no? Quindi entrano in crisi un po' per questa cosa. Per cui, diciamo, è una categoria che chiede aiuto, è una categoria che sa di aver bisogno di un aiuto specifico, professionale, competente sul tema. A volte questa tematica viene intercettata in percorsi di terapia altri, quindi, come dire, uno c'ha l'ansia, va dallo psicologo, poi viene fuori che è anche gay e quindi la problematica non è più l'ansia di per sé, ma è legata, no, alla sua identità sessuale. Altro è tutto ciò che attiene invece, per esempio, alle identità trans. Io parlo in generalizzo, chiaramente poi ci sono anche le eccezioni, che nel caso in cui vogliono fare un percorso di affermazione di genere, parlo appunto del cosiddetto iter di transizione legale, per cui vogliono, per esempio, assumere ormoni, vogliono fare interventi, vogliono cambiare il nome, sono obbligati a fare questo percorso, perché generalmente nel tribunale viene portata una relazione psicologico-psichiatrica che certifica, come dire, che non ci sono delle altre psicopatologie inficianti, che la persona è in grado di affrontare questo percorso, che ne ha bisogno. Quindi tu dici: guarda che la persona sta così male, che l'unico modo per stare bene è proseguire su questa strada in qualche modo, no? Viene chiesto spesso e volentieri anche una certificazione di disforia di genere per accedere alla terapia ormonale. Tendenzialmente la maggior parte degli endocrinologi e endocrinologhe che lavorano nel campo chiedono comunque questo. Loro potrebbero farlo in autonomia, in realtà, loro sono perfettamente in grado di valutare, però, come dire, siccome ci sono degli aspetti e delle situazioni in cui alcune configurazioni psicopatologiche, alcune forme di psicosi, eccetera, alcuni disturbi ossessivi possono simulare questo tipo di caratteristiche, allora è importante fare una, tra virgolette, diagnosi differenziale, no? Stare attenti su questa cosa qui. E è fuori, in genere, dal discorso consulto psicologico-psicoterapia, il mondo poliamore, poliamorista, è fuori il mondo degli ace, sarebbero gli asessuali o aromantici, quindi acearo. Insomma, ci sono delle situazioni specifiche che non accedono, non arrivano, perché non ritengono che la loro condizione sia problematica, no? Non vivono, cioè la vivono con problematicità nel momento in cui sono in una coppia in cui il partner e la partner non vive la stessa condizione. E allora diventa un problema relazionale, no? Nella coppia, ma non perché sia un problema di per sé la propria asessualità o, no? O la scelta di monogamie etiche, di non monogamie etiche. Infatti, quello che mi chiedevo è quando vivono delle problematiche legate in qualche modo alla propria sessualità, quindi può essere anche, come hai detto tu adesso, sono in una coppia, io non sento bisogno, la banalizzo un pochino, la semplifico un pochino, non ho il bisogno di fare sesso che può avere il mio partner, oppure scopro di avere un orientamento, una preferenza di genere diversa da quella che avevo fino a questo momento, oppure ancora, riprendendo un altro esempio che hai fatto,
sto scoprendo, riscoprendo la mia identità sessuale, le mie preferenze sessuali e la sto vivendo come un problema, la domanda poi era quanto poi vedono nella figura dello psicologo qualcuno di competente a cui Sì. rivolgersi. Oppure quando è trasversale, come dicevo prima, no? Cioè viene una persona in terapia perché ha un X problema E sul poi riesce. lavoro, no? E poi tu chiedi, magari, no? Cioè, magari con le terapie brevi alcuni dettagli manco vengono fuori, Certo. probabilmente, no? In altre forme di terapia c'è tutto il discorso della storia familiare, no? Della costruzione, e quindi tu vai a indagare anche la situazione relazionale, e quindi lì viene fuori, per esempio, se questa persona ha una situazione di relazioni non monogame, per esempio, no? No? Dipende. Interessante, due cose sono interessanti. Numero uno, quindi sembra quasi che c'è uno scollamento tra persone che effettivamente vengono da noi reputandoci competenti per aiutarle, perché mi sembra che questo che stai dicendo, alla fine vengono, se lo identificano come un problema, pensano sì, ok, lo psicologo è la figura a cui mi posso rivolgere, e dall'altra parte è in realtà un'incapacità, no, è eccessivo, però un deficit da parte di molti psicologi a livello di competenze, quanto un gap da colmare ancora oggi a livello di competenze. Cioè, Particolare su questa allarmante. tematica c'è un'ignoranza infinita, onestamente, nel senso che, diciamo, ci sono colleghi e colleghe e colleghe che si stanno muovendo anche benissimo, anche su fronti innovativi come le identità non binarie, no? Quindi, diciamo, anche le giovani leve, ne ho viste qualcuno ancora, magari si deve ancora laureare, o sta lì lì che si è appena laureata, che sono, cioè, milioni di anni avanti anche a me, quindi sono veramente molto avanti. La maggior parte legge libri e pensa di aver capito tutto, o al contrario fa degli errori classici bias, no, che facciamo noi, di dire: vabbè, ma io sono psicoterapeuta, cioè non è che mo mi devo formare su sta cosa, no? Non è che è una cosa specifica. Da psicoterapeuta io posso, sono in grado di affrontare qualunque problema. Non Ok, è chiaro. così. Chiaro. La seconda cosa che mi fa venire in mente, quello che hai detto, no? Hai detto con le terapie brevi magari certi discorsi non escono neanche fuori. Perché le terapie brevi sono focalizzate su quello che ci porta la persona, se la persona ci porta un problema d'ansia, siamo sull'ansia. Certo, è anche vero che se poi il problema d'ansia è collegato a un problema di identità di genere, cioè, generalmente viene fuori in un modo o nell'altro, e a quel punto il terapeuta breve, quantomeno dal mio punto di vista, quello capace, è anche quello che dice: ok, vedo questa cosa, forse ci dovremmo lavorare, decidi tu, ma forse ci dovremmo lavorare. C'è anche il rischio opposto, secondo te? Cioè, almeno la mia idea è che ci possa essere in altre situazioni il rischio opposto, nel senso, la persona non porta questo tipo di tematica perché è importante per lei, ma non è un problema. Quantomeno non è un problema, o meglio, può essere anche un problema, ma non è un problema che vuole affrontare con lo psicoterapeuta, e invece c'è lo psicoterapeuta che dice: no, aspetta, però questa guarda che dobbiamo farla Sì. cicciare fuori. C'è quest'altra lato della medaglia, e c'è spesso, soprattutto in passato, adesso forse di meno, l'errore di generalizzare, di polarizzare tutto intorno a quella roba lì. Cioè, io vengo perché ho paura di prendere l'ascensore, sono felicemente gay, sono felicemente in coppia, magari ho anche figli, bla bla bla. E quando viene fuori la domanda, dice: ma lei no, ha una relazione, è sposato? Sì, si è sposato con Mario. Oddio, no, allora è gay, allora automaticamente tutto ciò che è il mio mondo, diciamo, problematico viene legato a quell'aspetto. Io sono solo quell'aspetto lì. Questo è un errore che fanno molti colleghi e colleghe. In realtà pensavo a un altro. Scusa, mentre ascoltavo pensavo, però già tutto ho sgranato gli occhi perché pensavo a un altro errore, ma sgranato non da sorpresa, ma da, non so come dire, da condivisione, perché a volte capita anche la situazione in cui la persona ti dice: vengo per il problema X, ansia, sì, sono felicemente sposato con una moglie e c'ho l'amante, però mi va bene così. E però se ti dice c'è l'amante uomo, no, allora aspetta un attimo, però parliamone. E poi la persona dice: no, non ne voglio parlare perché non è un problema. Sì, c'è anche questo, soprattutto in alcuni orientamenti, devo dire, c'è anche questo, come per Orientamenti forza bisogna, psicoterapeutici. come dire,
andare a mettere le mani su queste cose così perché sennò non va bene. Ok. Sì. Ti chiederò tra poco tu come lavori, anche se poi sarà una domanda enorme, perché sarebbe come dire neanche tu come lavori con l'ansia, come tu come lavori con le persone, no? Però, tu come lavori con le coppie, no? Cioè, è un bacino enorme. Però prima te ne faccio un'altra, sempre da una cosa che hai detto. Ci sono colleghi, colleghe anche più giovani di noi che sono molto più informati, non stento a crederlo. C'è un'attenzione, c'è un attimo forse l'aspetto di psicoterapia, entrare più in quello di psicologia, sociologia, società. C'è un enorme interesse, una crescita di interesse rispetto al tema, per fortuna. E ti dico una mia difficoltà. Non essendo un cultore della materia, no? Interessato sì, come dire, cerco di trasformare l'interesse in studio anche, ma non ho per esempio la cultura che hai tu sull'argomento. E qual è il problema? Appunto, la difficoltà, è un po', sai, un po', perdonami l'esempio, è un po' come le app. Pensi di aver imparato a utilizzare il nuovo social media, oh, fantastico, e ne esce uno nuovo, che è totalmente diverso, e ti dici, che calma, cioè, ma come, adesso devo imparare una nuova cosa. Ecco, Così. è così, che uno, che sta succedendo, due, è difficile navigare qui, dacci una bussola, dacci qualcosa. La bussola è quella che ti dicevo dall'inizio, si parte dalla persona, perché spesso e volentieri le persone già sanno tutto, no? Come dire, sono loro che fanno da maestri e da maestre. L'importante è sapere, come dire, lavorerei al contrario, no? Da professionista, cosa non devo fare, cosa non devo dire. Poi tutto si può imparare, no? A volte mi arrivano messaggi su Instagram dicendo, dottoressa, ma che significa gender fluid, no? Allora dico, ok, allora ricominciamo, no? Che significa gender queer? Che significa chiaro? Che significa, che ne so, demi boy? Che significa, sono ne trois, no? Che si pronuncia anche new qualcosa, no? Sono tantissime, no? Le configurazioni possibili, come dicevo prima. Questo da una parte permette alle persone di riconoscersi e di posizionarsi. Non tanto a noi, non c'è bisogno per noi di fare una diagnosi, perché non è che ha bisogno di sapere tutto. Però è utile che tu le conosca, per esempio l'identità non binaria, in questo caso tutto quello che dicevo prima rientra nel faldone, identità non binaria. Perché tu possa permettere di fare un'esplorazione di genere alla persona, insieme alla persona. Cioè, a volte arrivano dei pazienti che già sanno esattamente dove sono, no? Come dire, hanno l'elenco, sono Capricorno, ascendente Ariete, Luna in Acquario, no? Unicorno. Giove in Scorpione, bla bla bla, ok? Sì. Perfetto. Altri che non sanno, io ho una persona con cui stiamo facendo un lavoro bellissimo di esplorazione insieme della sua identità di genere, che sta virando lentamente verso il femminile, con tutta una serie di configurazioni, per cui dice: io non ho bisogno degli ormoni, però ci sto pensando, voglio fare una consultazione, non credo che mi opererò mai, io sto bene con i miei genitali, però adesso che mi vedo più femminile, che ho levato la barba, sono più a mio agio, mi rispecchio, tutto un lavoro di ricerca insieme su questo. Allora, ci sono dei concetti che io posso dare a questa persona e dire: guarda, che secondo me tu sei questo, questo, questo e questo, e dà una sicurezza alla persona di, come dire, mettere la casellina a posto. Ok. Perché se non ti identifichi, vivi con estrema ansia, dice: io non so che cosa sono, non so che cosa voglio, non so chi sono, so che lì sto meglio di dove stavo prima. C'è a volte, soprattutto in questo contesto, diciamo, con questo tipo di tematiche, la necessità di avere delle risposte chiare, cioè di sapere io chi sono. Tutto il lavoro sulle identità sessuali è fondamentale per questo, no? Cioè di sapere io Assolutamente. chi sono, cosa desidero, sì, ma è un mio desiderio vero, un desiderio che è venuto da altrove, no? Come dire, un
una spinta a conformarsi, per esempio, no? Piuttosto che quali sono le mie fantasie sessuali, no? Quali sono i miei fantasmi sessuali? Sono fantasie e fantasmi, no? Mi piace Certo. molto questa cosa. Ed è Certo che. bellissimo. Quindi è utile per noi conoscere, non è necessario che noi utilizziamo quelle categorie per incasellare le persone, Assolutamente. ma è utile che noi le conosciamo. A, se ne parlano le persone, almeno, come dire, parliamo la stessa lingua. B, possiamo aiutare le persone a trovare il loro posto in questo casellario infinito. Certo che. I problemi di identità 360 gradi nella modernità liquida è un ginepraio, è un casino. È un casino rispetto soprattutto a questo aspetto specifico. A volte io ho l'impressione che, come dire, sia un po' troppo, no? Mi sembra che poi alla fine andiamo a spezzettare ogni micro sezione, ogni micro aspetto per la necessità di dire io non sono abbastanza quello, ma sono un po' meno di quell'altro, no? Questo rende tutto molto complicato per noi. Sì, penso, mi viene a pensare che come quando l'impressione è che, ripeto, non sono uno studioso del campo, ma l'impressione è che siamo in quella fase esplorativa, esplosiva, proprio da Big Bang, in cui facciamo questo prima di iniziare a fare questo, avere dei punti un po' più fermi. Però vedo, sto vedendo una serie TV, Feel Good. Conosci? Ok, Non l'ho vista, però ho sentito parlarne. carino. La protagonista è Mi Martin, che si chiama veramente così. È una comica. Sto facendo difficoltà perché ho letto che il suo Wikipedia è inglese e lei. No, in realtà lei ha detto che le va bene il they, ma anche il she. Però stavo pensando in italiano come fare, quindi sarò su lei che non mi complico la vita. E c'era questa battuta, dice, no, tu come definisci, quindi donna, uomo? Dice, no, io né donna né uomo mi definisco un po', dice, due nomi che non conosco, fai un po' Adam Sandler, un po' Patty Pravo, non lo so, no? Però la battuta che ti fa capire è effettivamente questo spezzettamento che poi Sì. arriva a livelli prossistici. Ok, interessante. Senti, non ti posso chiedere a livello di terapia cosa fare, perché di nuovo è come dire terapia con le persone, cioè dipende dal tipo di problema che portano. Però ti chiedo due cose. Cosa numero uno, tu nasci come terapeuta gestaltica, se non ricordo male, giusto, vero? Ok, però ti sei fatta con noi, immagino anche per conto tuo, una carrellata di workshop. Hai fatto più workshop di terapia breve tu che io. E sicuramente, in un certo senso è vero, cioè più tu dei nostri, perché io i nostri di solito io non li faccio, o li Sì. tengo, li faccio agli altri. Però no, per dire, hai una. Penso che tu abbia una buona esperienza anche come terapeuta breve, no? Mi dici quali sono, secondo te, nella tua esperienza clinica, Ima, che vantaggi ti può aver dato in questo aspetto del tuo lavoro, gli apprendimenti di terapie brevi? Allora, premesso che io sono, come dire, una fan sfegatata della terapia seduta singola, io sono proprio la Yeah! prima, sono stata una delle È prime, in questo, vero! chi è? Terapeute. Tu eri nel primo, dove eravamo Esatto, in esatto. 17. Sì, me lo Io avrei ricordo. pagato col sangue per esserci e quindi io sono stra orgogliosa di essere una delle prime terapeute formate in terapia seduta singola in Italia. Grande. No, no, scusa, non una delle prime, la prima, perché cioè la prima insieme a quegli altri Sì, diciamo nel primo 17. gruppo, Il quindi primo sì, la gruppo, prima. sì, esatto. E premesso questo, che per me è stato, come dire, proprio un vantaggio, una risorsa enorme, proprio stravolgere il mio mindset, il quid in più che io trovo nelle terapie brevi, anche in questo tipo di lavoro specifico, è legato alla possibilità di utilizzare degli strumenti rapidi, molto concreti, che spingono all'azione immediatamente e quindi alla possibilità di mettere in atto delle cose da subito, cosa che non in tutti gli approcci psicoterapeutici è così evidente, no? In Gestalt, per esempio, si lavora molto in terapia durante l'incontro,
facendo degli esercizi, facendo delle, si dice, mobilizzazione dell'energia, no? Quindi delle robe tipo psicodramma in qualche modo, no? Molto forti dal punto di vista emotivo. A volte si arriva anche a una vera e propria catarsi emotiva, no? Molto importante, molto espressiva. La Gestalt è uno degli orientamenti di tipo espressivo, quindi si lavora molto su questo. Ma non ci sono esercizi, come dire, da fare a casa. Tu esci da lì, si è fatto il tuo bel piantarello, hai sbloccato un po' di cose, stai, sedimenti, no? Fino alla prossima seduta, ma non è che hai delle cose da fare subito in genere, a meno che, non, come dire, il terapeuta non abbia individuato un percorso terapeutico che prevede degli step reali, tipo, ok, qui ti sei sfogato contro tua madre, ne hai detti tutti i colori, adesso cambiamo fuori da qui la reale relazione con tua madre, quindi in qualche modo si lavora sulla comunicazione, si ribalta completamente il tipo di approccio relazionale. Ok. Le terapie brevi hanno questa cosa, secondo me, che è molto funzionale, quella di dare la possibilità alla persona. Allora, io penso a due cose in questo momento, faccio degli esempi concreti così magari ci capiamo Sì, meglio. grazie. Uno è gli approcci solution focused, che spostano l'attenzione, ovviamente, dal problema alla soluzione. Questo permette, soprattutto nelle situazioni, a mio avviso, di omofobia interiorizzata, di spostare in avanti e dire, ok, immaginiamo che tu sia oltre il problema, che succede quando tu non hai più questa omofobia interiorizzata? Immaginiamo che tu abbia fatto coming out, ok? Cosa fai di diverso, no? E bla 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 bla. Questo dà la possibilità alla persona di spostarsi in una situazione già più comoda, già più a suo agio, senza tanta ansia, o fa fatica a immaginarsi, no? Perché le persone ti dicono: io non ho idea, no? Che ne so, boh, non ci riesco, sono qui, sono incastrato qui, no? E questa è una prima risorsa utile che io ho trovato eccezionale. L'altra è la possibilità di smontare, al pari delle convinzioni limitanti, diciamo, no? O come dire, dei trip che ci facciamo a livello ossessivo, in qualche modo, a livello anche di ansia, di pensieri, di smontare quelli che sono i pregiudizi e gli stereotipi. Perché un lavoro che si fa spesso, soprattutto mi riferisco alle persone che vengono lì perché non accettano di essere gay, bisessuali, trans, eccetera, che loro hanno un preconcetto rispetto a che significa essere gay, essere lesbica. Per cui gay è lo sfigato che sarà sempre a piangere, che non vorrà più mai nessuno, che non puoi avere figli, no? La classica frase che dicono i genitori: ah, ma io volevo dei nipotini, come se tu automaticamente cadi il pisello, non puoi più fare figli, non puoi, no? Avere questo tipo di realtà, cosa che non è vera, per esempio. E quello è l'incastro, spesso e volentieri, cioè la mia idea di che cosa succederà se io farò coming out, la mia idea di che cosa succederà se si saprà che io sono gay, perché la mia idea di essere gay è negativa, la mia idea di essere gay è limitante, no? E che ne so, che mi devo nascondere sempre, che mi diano ammazzate sotto casa, che mi incendiano la macchina. Ok, ci sono, ahimè, purtroppo ancora. Speriamo di arrivare a una legge che tuteli in questo senso, ma non è la regola per fortuna. Okay? Non siamo in paesi dove vai in galera per tutta la vita o addirittura ti uccidono. Non siamo in Ungheria. Dicevi? Non Non siamo in Ungheria. siamo in Ungheria, non siamo neanche nell''Ndrangheta. L''Ndrangheta è terribile, per esempio, Ah, da ok. questo punto di vista. È impossibile essere gay nell''Ndrangheta, per esempio. Interessante. Io devo smettere di fare queste intese da 30 minuti perché. E poi così siamo già a 40 minuti, Ci mettono 300 minuti. Porca miseria! Ma guarda, sto pensando a un nuovo format in realtà, quindi sappi che ti reintervisterò. Facciamo appuntate. Facciamo puntate. Facciamo puntate, potrebbe essere interessante qualcosa. Va bene. Senti, ti faccio l'ultima domanda, è quella che faccio sempre. In realtà, secondo me già è un po' hai risposto, però vediamo come la sintetizzi qui. La mia ultima domanda è questa: immagina di dover dare un suggerimento a degli psicologi, uno psicologo studente, ok? Quindi può essere studente di psicologia o che sta studiando. Un suggerimento di che tipo?
un esercizio da fare, una pratica da fare nella vita di tutti i giorni, che però gli possa essere utile all'interno della sua pratica clinica con persone con tematiche LGBT. Ok, allora, immaginando la maggior parte dei colleghi e colleghe eterosessuali e cisgender, un esercizio che io faccio fare sempre, per esempio durante le mie formazioni, è quello di prendersi un impegno per 30 giorni, quindi un mese, di comportarsi dovendo nascondere l'identità del proprio partner, della propria partner. Quindi a Fantastico. domanda eludere, cioè come dire, non puoi dire che sto con, che ne so, Stefano, devi dire sto con una persona, oppure sì, ho una relazione da X tempo, no? Ma volete figli? Ma no, come dire, cioè di non fare intendere in nessun modo il sesso, il genere della persona con cui tu stai, per esempio, no? Questo in tutto, quindi una volta si usava per esempio la foto come sfondo del cellulare, no? La devi levare. Se i colleghi ti chiedono, ma cosa hai fatto questo weekend? Non puoi dire sono andato con la mia fidanzata al mare. Sono andato al mare con chi? Con amici, no? Non puoi dire Cioè, neanche con la persona con cui mi vedo. cercare in tutti i Di modi, è come, togliere. allora, tu immagina che tu devi nascondere a tutti i costi, hai questo, sei una spia, tra virgolette, no? Devi nascondere la tua identità. Allora, questo significa che tu devi nascondere anche qualunque dettaglio che possa far capire all'altra persona Il tuo orientamento. con chi stai o se Ok. hai una relazione, per esempio. Cioè, che magari si sa che c'è una relazione, ma non si sa con chi, perché Ok. magari si capisce che c'è una relazione, no? Questo può essere un esempio di esercizio. Un altro, adesso non si usano più le riviste cartacee, una volta questo esercizio si poteva fare, adesso non si fa più. Era quello di andare in giro con una rivista targettizzata, no? LGBT, gay, Babilonia, Pride, piuttosto che Wanda, no? E così via. Erano, come dire, le riviste storiche. Già quello una volta ti identificava automaticamente come gay, anche se tu non sai manco che significa la parola. Però andare in giro con una rivista di quel tipo era come se ce l'avessi scritto in faccia. Adesso chiaramente è diverso. Allora, andare in giro con la borsetta di, no? Arcobaleno, no? Per esempio, o andare in giro con un adesivo, o che ne so, un foulard, qualcosa che faccia intendere, no? Una certa vicinanza, non lo so, per esempio. Quindi l'esatto contrario. Da una parte io non faccio capire con chi sto, non faccio capire di essere eterosessuale, di essere omosessuale e così via. Gli omosessuali sono abituati a questo, sono gli etero che si devono fare questo tipo di esperienza, no? Fantastico. Ma questo con tutti, cioè anche quando parli con la mamma, no? Gli puoi dire guarda che no, ti chiede Sì. e tu devi dare per scontato che non sta dormendo lì, magari che non è che non ci convivi insieme, no? Perché la mamma non sa che tu convivi col tuo compagno, magari, no? Certo. È un amico e quindi tu utilizzi il nome di un amico, per esempio, no? Oppure stai al telefono, fai attenzione con chi parli perché qualcuno potrebbe capire e sentire la voce. Invece no, non lo puoi fare questo, no? Cioè tutte Accidenti. quelle sfumature che ti posso assicurare che per una persona eterosessuale che non ha mai avuto questo tipo di pressioni è estremamente difficile da fare. Perché chi è nel privilegio vale per i bianchi, io sono bianca, quindi comunque ho un privilegio rispetto alle persone nere o latine, eccetera, non si rende conto della difficoltà che si vive. Fantastico, è Ok? bellissimo questo esercizio, Paola. È bellissimo questo esercizio. Sì, fallo, fallo. Prenditi 30 giorni di tempo, co come quando tu devi installare un'abitudine, sono 21 giorni si dice. Prenditi 30 giorni di tempo, per 30 giorni ho fatto questo. E devi stare attento a cogliere ogni aspetto, come se tu dovessi, come dire, nasconderti veramente, no? Quindi stai al telefono, no, devi stare attento con chi parli, perché se si capisce che tu dall'altra parte c'è un uomo, tu sei in pericolo magari, no? Ok. Sei in difficoltà. Qualcuno potrebbe fa farti una battuta, oppure che ne so, cammini e qualcuno vede la foto di un ragazzo, no? Sul tuo cellulare e ti epiteta, no? Dice, ah, brutto frocio.
Sì. Quindi mettersi, ovvio che non è che sto dicendo andiamo sotto casa Pound, no, con la Ah, bandiera chiaro. arcobaleno, yuppie yuppie, magari arrivano le mazzate. No, però cercare in tutti i modi in 30 giorni di eliminare, di fare attenzione, perché noi siamo abituati poi, no? Per noi è normale, ma di fare attenzione a tutto ciò che potrebbe far capire all'altra persona il nostro orientamento sessuale. Lo faccio e ti dico come va. Ti dirò tra 30 giorni, probabilmente ti dirò, guarda, ho bisogno di altri 30 giorni perché la mia vita sociale è zero, quindi non ho incontrato nessuno. Però, a parte questo, però no, è fantastico perché capisco il voler aiutare un processo di sintonizzazione e anche di empatizzazione con queste Sì. persone. Fantastico. Posso dire una difficoltà? Ho trovato difficilissimo dire queste persone perché mi crea un confine, no? Cioè, per me non esistono queste persone. Non so se ti ho dato l'idea, no? Sì, sta di ghetto, no? Come dire, queste persone, Esatto, come se fosse esatto. un'altra Queste razza, no? persone. Però se tu dici, per esempio, è corretto, invece di dire gli omosessuali, dire le persone omosessuali. Come dire le persone eterosessuali, Sì. come dire le persone trans, no? Quindi Certo. non oggettivizzare la parola, ma utilizzarla, cioè il contrario, non soggettivizzare gli omosessuali, ma Sì, in utilizzarla come oggetto. questo non ci aiuta molto la lingua italiana. Ok. Paola, super fantastico. Credo che abbiamo battuto tutti i record, che questa sarà l'intervista più lunga di sempre. Tagliamo i 10 minuti prima. Tagliami 10 minuti. No, no, no. È un argomento interessante. Ti farei tante, tante altre domande. Penso che ti stia perdendo credibilità perché lo dico sempre. Quindi è il sintomo del problema che dura troppo poco. Però questa è veramente la più lunga, quindi insomma è così. Grazie mille. E io Grazie invito tutti, peraltro, a visitare il tuo sito, i tuoi social, a chiederti anche tu se sei super disponibile. Alla prossima. a te. Un bacio. Ciao.